Ma è bello qui, in mezzo alla natura. Io penso a volte che a forza di copiare può anche nascere un'invenzione. Può anche nascere, sì, un'invenzione. E questa è la mia fiducia. Io non ho paura del copiare una foglia, che a volte copiare una foglia fa venire in mente anche un passo di danza, come un albero, come un filo d'erba, come tutto. L'importante è amare quello che noi abbiamo di fronte alla nostra visione. È tutto qui. È così bello pensare che dall'alba al tramonto io possa vivere nel mondo che ho di fronte. Perché ogni giorno cambia. E ogni giorno cambia anche il mio pensiero. E ogni giorno anche può darsi che venga il mio rifiuto alla natura, ma non l'amore verso la natura. Coinvolgere un gruppo di allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia in un'avventura di emozioni e di riflessioni sull'itinerario umano ed espressivo di Giacomo Manzù, che fosse prima di tutto un confronto con la storia e la civiltà italiana dell'ultimo cinquantennio. Ecco l'idea base del loro docente, il regista Glauco Pellegrini, per questo film. Chi è Manzù per questi giovani? Certo, oggi qualcosa di assai diverso dall'idea che ne avevano prima di frequentarlo, proprio sui luoghi del suo lavoro. Manzù è incapace di concepire il suo studio di scultore separato dal resto del mondo, dalla totalità della vita. Si potrebbe dire che egli viva il mondo come un'officina inesauribile. Mm-hmm.
la fonderia, una sorta di inferno fecondo, un ventre accogliente, ma anche il luogo di un combattimento. Eppure niente forse è per l'artista una casa più vera, inabitabile per chiunque non sia lui. L'artista Manzù coincide ora nell'immaginazione di questi giovani con l'uomo Manzù. Le sue opere hanno assunto per loro un altro peso specifico, un respiro più completo e corporeo. La scultura, con audacia quasi cinematografica, ha fissato sul magma dell'oggi, impastato di bellezza e di orrore, di gioia e di strazio, una serie di fotogrammi di bronzo, frazioni di tempo folgorante e di tempo bloccato. La porta della morte in San Pietro si spalanca in realtà su una affermazione di vita. Quest'opera decisiva nell'itinerario dello scultore ha condizionato fortemente gli allievi. È attraverso la porta, infatti, che sono passati il desiderio di realizzare il film, i suoi temi, perfino le sue scansioni. In principio, allora, è la porta. Nel laboratorio di regia si parte dallo striptease, figurazione elegante, leggera e carnale, che gli allievi ribattezzano Salomè. Al peso del mondo si oppone la levità quasi mitologica della svestizione e della danza. Alla fatica di vivere si oppone la sostanza aerea della donna che modella lo spazio. Il segreto della sua presenza è ambiguo. È lo stesso dell'inafferrabilità di Eros, Nausicaa, Lilith, Alcina, il versante solare e il versante notturno del femminile. Anche la violenza ha un suo ritmo, obbedisce a un rituale magico, forse nel tentativo di riscattare il no che dice alla vita, col sì che si illude di dire alla speranza del progetto negativo. Ma il suo colore è il buio, anche quando il sangue esploda nel rosso. Nella porta della morte appare il primo omicidio, Caino uccide Abele. Ora c'è sulla terra un lago che ribolle senza sosta. È il lago della violenza, della sopraffazione e del delitto. Da questo momento in poi, la natura e la storia sono pietrificate e al tempo stesso sconvolte da un movimento feroce di gelida incandescenza. Il carnefice e la vittima. Caino e Abele, simboli archetipici della violenza e del sacrificio. È nato l'odio nel mondo come un fiore maligno. E il suo rosso è il fuoco, la ferita inguaribile.
Ogni uomo che uccide è Caino. Ogni vittima è Abele. Oggi qui, accampati nel vuoto afono e rimbombante dell'epoca. Dall'orrore fugge l'amore, fugge la carità. Il bronzo della porta della morte si è fatto deserto, è diventato crosta arida. Da questo luogo fugge la vita, fugge la donna portatrice di vita, la madre. La resistenza, perché nel 1939, nella primavera, io ho fatto il Cristo col generale tedesco, il quale generale tedesco aveva la svastica sopra il cappello. Poi dopo è successo quello che è successo. E io penso che la resistenza sia stata il più bel periodo della mia vita, perché la passione per la libertà e del vivere umano e il pensiero di far vivere i bambini nella natura come noi siamo nati, ha fatto di me un uomo che badava meno alla scultura e più a questo fatto del vivere umano, di portarlo come oggi noi viviamo. E quel giorno che è stato distrutto il fascismo e il nazismo, io ero come un giovane sposo il giorno dopo il matrimonio. La guerra, la pace, la devastazione e finalmente dopo il respiro della serenità riconquistata. Manzù lo sa, la serenità non ci appartiene mai una volta per sempre. In questo senso di provvisorio, di precario, di perituro, e al tempo stesso in questa affermazione perentoria di valori non barattabili, sta la modernità più acuta dell'artista. In questo nodo dialettico è stretto il nocciolo profondo della sua esattissima impazienza formale. Il monumento al partigiano in Bergamo, emozione e calcolo, impassibilità ardente. È questa fermezza inquieta, è questa nostalgia di scabra classicità destinata a fermare l'oggi più atroce e più barbaro, che fa dell'opera non un atto celebrativo, ma un segno fortissimo di memoria storica. Partigiano, ti ho visto appeso, immobile. Solo i capelli si muovevano leggermente sulla tua fronte. Era l'aria della sera che sottilmente strisciava nel silenzio e ti accarezzava come avrei voluto
fare io. L'umanità seviziata durante l'ultimo conflitto mondiale è l'emblema tragico di tutte le umanità seviziate di tutti i conflitti. Le tavole del Gott mit uns del pittore Renato Guttuso, pur se indissolubilmente legate a un'epoca e un'esperienza, quelle della resistenza contro il nazifascismo, hanno ormai assunto un respiro sovradeterminato di simbolo. Ascoltiamo Renato Guttuso. Resistere al fascismo ha significato resistere contro la morte. Questo è cominciato prima di quella che fu poi la resistenza armata, la lotta partigiana e tutte queste altre cose. È cominciata nelle coscienze, è cominciata come fenomeno di cultura, perché non bisogna dimenticare che negli anni 30 questa cornice che incorniciava gli anni 30, che era il fascismo, racchiudeva dei fenomeni assolutamente indipendenti dalla cornice, racchiudeva la cultura italiana. La cultura italiana si è formata, si è articolata con grandissimo disinteresse. Questo è forse il carattere più specifico della giovane cultura italiana, giovane e meno giovane, perché io parlo non solo della mia generazione, ma della generazione dei Montale e degli altri. Né di altri uomini, i quali hanno seguito un loro filo, un loro pensiero, hanno nutrito la loro dignità di uomini, di cultura, producendo cultura. Il grande fenomeno culturale dopo la liberazione è il cinema italiano, che è qualcosa di eccezionale, non tanto per i bellissimi film che sono stati fatti, ma perché per quello che ha costituito come gruppo culturale. Personalità diversissime hanno creato qualcosa di straordinariamente unitario, forte, convincente e appassionante. E questo è un altro dei dati fondamentali. Naturalmente anche il cinema italiano è stato preparato da qualcosa. È stato lo scoppio che è avvenuto dopo una compressione, dopo una vita culturale, come dicevo, semi-clandestina, ma non del tutto clandestina, alla quale naturalmente partecipavamo anche noi, sia pure minimamente. Manzù tra noi era forse l'uomo più, non solo più qualificato, ma quello che aveva già fatto di più. Non è inutile ricordare i suoi barossorilievi della Crocifissione, i suoi impiccati, le sue denunce già allora. Ma ciò che è importante dire, soprattutto di Manzù, come egli nella sua opera dopo ha continuato ad agire per la pace, ha continuato ad agire, a lottare contro la morte, contro la minaccia di una possibile morte che si aggira per l'Europa, che si aggira per il mondo. E tutte le opere che lui ha fatto dopo, moltissime delle opere che lui ha fatto dopo, soprattutto La Morta della Morte, ma tante altre cose, sono in questa direzione, nella direzione della vita, nella direzione della lotta per la vita, perché non basta accontentarsi del fatto che la resistenza è stata vittoriosa, ma bisogna rendersi conto che la resistenza deve essere operante, perché una vittoria non è tale, non è vittoria se non continua a operare come tale, a essere, ad agire nelle coscienze sia dei produttori di cultura sia che dei fruitori di cultura. E quindi io penso che bisogna battersi per la vita, bisogna battersi per continuare una lotta che è costata tanto dolore, tanto sangue, tanti sacrifici. Immagini irosamente veloci del sopruso, il precipitato della barbarie nazista come contenuto nell'ottusità dell'elmo chiodato,
la stessa volontà distruttiva che esalta come monumenti corazzati della ferocia anonima, senza sguardo e senza voce, i giganteschi, innaturali cavalieri teutonici del film Alexander Nevsky di Eisenstein, realizzato nel 1938, vera e propria prefigurazione dell'apocalisse nazista. La stessa bestiale violenza condannata da Rossellini in Roma città aperta. La stessa desolazione muta che percorre le ultime sequenze di paesaggio, in cui tutto, esseri umani e natura, sembra andare alla deriva, verso un silenzioso universo di sale. Se il cinema della Resistenza ha prodotto immagini esemplari, la letteratura europea di quella stessa stagione è ricca di immagini altrettanto significative, nate da quella stessa opposizione militante, di passione e di cultura. L'Agnese va a morire, di Renata Viganò. Unica macchia sulla gioia era la morte del compagno. Anche lui era disteso su una branda, lavato, pulito, le mani fasciate per nascondere le 10 piaghe nere al posto delle unghie. La faccia bianca e calma, priva di sofferenza. Sembrava egli pure soltanto pieno di stanchezza. Come l'Agnese. Sembrava così, ma di fuori i compagni inchiodavano forte delle vecchie tavole per la cassa e due bastoni per la croce. Lo seppellirono la sera, prima che venisse la luna. Uomini e no, di Elio Vittorini. C'era anche una bambina. C'erano due donne e un vecchio dalla barba bianca. La gente andava per il largo Augusto al corso di Porta Vittoria, fino a Piazza delle Cinque Giornate. Vedeva i morti al sole su un marciapiede, morti all'ombra su un altro marciapiede, poi i morti sul corso, i morti sotto il monumento. E non aveva bisogno di sapere altro. Guardava le facce morte, i piedi ignudi, i piedi nelle scarpe, guardava le parole dei cartelli, guardava i teschi con le tibie incrociate sui berretti degli uomini di guardia. Sembrava che comprendesse ogni cosa. Come? Anche quei due ragazzi di 15 anni, anche la bambina. Le armi della notte, di Vercors. Cinque volte sono andato alla camera a gas. Cinque volte. Ci facevano alzare, a mezzanotte. Ci davano un pezzo di sapone e un asciugamano, secondo il rito. Ed era ormai così poco un inganno che alla fine ne ridevamo. Scherzavamo. Passato un certo limite, diventa così stranamente semplice celiare, ridere della propria fine. Denudavamo i nostri poveri corpi e ci mettevamo in coda. Sì, in coda, per poter entrare nella mortale bottega
dove alla fine ci sarebbero stati dispensati la pace e il sogno. Simboli di opposizione che restano tra le testimonianze più alte della scultura e della pittura dei nostri anni 40. Lo scheletro appeso di Manzù e la crocifissione di Guttuso rivelano, nella diversità del loro stile, un uguale senso della misura umana, a contrasto con la disumana smisuratezza dell'oppressione. Sento di dover dire anche qualche cosa su un fenomeno abbastanza interessante che è successo, che è accaduto intorno agli anni dal 39 al 41, sul fatto che due artisti molto diversi tra loro, ma molto amici tra loro, come siamo stati Manzù e io, e siamo Manzù e io, abbiamo affrontato un tema che è il tema della crocifissione. La crocifissione fu una occasione per parlare di un uomo giusto che veniva sottoposto a un supplizio. Manzù mise nei suoi bassorilievi dei torturatori con un elmetto che somigliava molto all'elmetto dei soldati tedeschi. Devo dire che io debbo a Manzù, non dico un'ispirazione, ma un suggerimento. Il suggerimento è stato quello di fare personaggi nudi. I personaggi nudi servivano a astoricizzare il fatto della crocifissione, cioè che la crocifissione poteva avvenire in qualunque tempo, a parte i costumi romani, a parte tutte le cose che potevano essere collegate all'iconografia classica della crocifissione. E da Manzù io ho tratto questo insegnamento e questo suggerimento. Tutte e due abbiamo pensato a un supplizio. Io di allora ero anche più spudorato di Manzù, mi avevo fatto, davanti alla crocifissione avevo dipinto un tavolo con alcuni strumenti di tortura, del chiodi, un martello, una ciotola con una bottiglia di acidi, cercando di far pensare che gli uomini erano sottoposti alla tortura, erano sottoposti al supplizio. Ciò che cattura gli allievi del centro è anche la coerenza, per così dire ciclica, dei temi di Manzù, il loro ricorrere nel tempo della sua biografia e della storia collettiva, come nell'inseguimento di un sogno materiale, di un'utopia compatta. La natura come luogo dell'ospitalità, della riconoscenza, del lavoro e dei suoi frutti, della pace, infine. La continuità vittoriosa dell'esistenza attraverso le generazioni, malgrado le insorgenze periodiche di tutto ciò che è negazione della vita. La forza dolce e furiosa dell'amore in tutte le sue forme, il dilatarsi della luce e l'urto della tenebra, la malattia del mondo, la sua peste, può appropriarsi all'improvviso delle creature e delle opere pacifiche di queste creature. Manzù sa che l'arte è impotente di fronte all'epidemia, ma sa anche che l'arte ha la forza di rovesciare la brutalità della violenza materiale
in intelligenza simbolica, per significare un equilibrio diverso, una capacità meno sordida di umana convivenza. Manzù e la pace, un libro di Glauco Pellegrini, è stato l'iniziale tramite conoscitivo, un avvio complesso al viaggio dei giovani allievi nel continente Manzù. Fotografie, rivisitazioni, dettagli folgoranti di opere che sono i battiti cardiaci più profondi di un uomo e di un artista. Momenti che fissano il colore di un'epoca, angoscioso o deperibilmente lieto. E dopo il libro, il contatto con le opere di Manzù della raccolta di Ardea. Ne parla qui lo scrittore Leone Piccioni. Quest'ala del Museo Manzù di Ardea non solo è la parte più bella forse di questa grande raccolta, ma è proprio quella che potrebbe essere definita una finestra aperta sull'arte di Manzù e una finestra aperta sul mondo che Manzù ha visto in questi anni di impegno artistico e di impegno umano. Perché in Manzù l'artista, l'uomo, il poeta si legano in una maniera indissolubile e stupefacente. Ecco, vedete, questa è una bambina, è Giulia, è la bambina di Manzù quando era bambina, ora Giulia ha 20 anni, è una ragazza. Ecco, l'immagine di una bambina quieta, serena, che riposa e che è sorridente, è un'immagine di pace, è un'immagine positiva, è un'immagine dolce, è un'immagine che ispira la serenità, che porta gli animi a una loro pienezza di vita e a una loro speranza di cui non si può fare a meno, perché la vita umana resti quello che è. Guardate per esempio questo bozzetto della porta di Rotterdam, la porta detta della guerra e della pace. Questa nella zona alta della porta ed è il trionfo appunto della pace. Come viene espresso? Viene espresso da una madre che alza quasi in segno di gioia, in segno del massimo, del rapimento vorrei dire, il suo bambino. Lo alza come in trionfo, come per dire che questo bambino è sereno, è tranquillo, è quieto, nessuno lo minaccia. Ecco, siamo arrivati vicino a un cardinale. E che cosa sta a significare, io penso, questa specie di chiusura, di rigidezza che c'è in una figura pur così importante dal punto di vista spirituale quale può essere un cardinale? Che anche nei massimi, dei vertici della spiritualità, talvolta si può donare troppo poco. Ci si può troppo irrigidire all'interno di se stessi e quindi non essere sufficientemente a disposizione degli altri. Ma Manzù sapeva bene che cosa voleva dire la spiritualità positiva, perché nella vita ha incontrato, ha amato, ha raffigurato in una maniera per noi indimenticabile Papa Giovanni. E nella pace, infine, finalmente, la bellezza. È solamente nella pace che la bellezza s'affaccia alla finestra del mondo, perché nella guerra nemmeno più si può godere di questa immagine fortificante, gratificante, illusoria forse, ma comunque che vale la pena di vivere, della bellezza, così come Manzù può fare, come Manzù sa fare, a contatto con opere come questa, che sembrano opere vive, palpitanti, umane, creature che verrebbe la voglia di abbracciare, che verrebbe la voglia di tenersi accanto. Come? Dove nasce lo scultore Manzù? Quali i suoi primi nutrimenti terrestri? Il ricordo più bello dei miei genitori è che mi hanno donato la povertà. Questo è il più bello. Poi, loro sono morti molti anni fa, quando ancora io non facevo lo scultore. Però non è che io conservi rispetto per i genitori, per i miei genitori. E non è neanche la mia età che mi fa dire che conservo amore per loro. Perché erano molto severi con me.
che mi hanno insegnato anche, senza volerlo, di essere severo con me stesso. Poi, no, c'è stato un periodo, no, ho fatto servizio militare, dopo servizio militare io andai a Parigi per... avevo capito che bisognava che io mi abbandonassi tutto, dopo mi hanno rimpatriato. E allora mi sono attaccato a Milano, cioè io non potevo stare a Berlino, non era possibile per me. E allora a Milano certamente non mi preoccupavano mai le difficoltà, ne ho avute molte, ma è attraverso le difficoltà che uno fa, impara ad essere uomo. La memoria di quest'uomo ha la forza di far rivivere tutto con l'evidenza di una lastra incisa e la malinconia di un'età, di un mondo, di un ritmo biologico. Storia, o semplicemente corso del tempo, non cambia molto. Resta la nostalgia, un sordo viluppo di memorie, una campana a morto, un cimitero come un porto sepolto. La mia prima conoscenza sono stati i morti, sono stati per me utilissimi, anche se era un aspetto tragico, ma io non lo ricordo come un aspetto tragico. Lo ricordo come un aspetto di conoscenza. In spagnolo è stata presa da molte persone. Io sono nato in una famiglia piuttosto grossa, erano tutti malati. La gente parlava di peste, come quella di Milano, dei Promessi Sposi. Morivano giovani, vecchi, e li portavano via sempre verso sera. Tanti pensano che io quando faccio i nudi abbia studiato, per esempio, anatomia, non ho mai studiato anatomia perché non interessa alla forma, secondo me. Però mi sono rimasti in mente il corpo in grande di uomini che io stesso, assieme al prete, mettevo nella cassa, poi si portava al cimitero. E più tardi, quando ho cominciato a pensare l'azione morale di un uomo è stato, si può dire, questo il primo mio insegnamento del vivere, considerando le disgrazie che possa essere una persona ad un uomo. 1918, conclusasi la Grande Guerra, l'epidemia di spagnola. Appena congedato dal fronte, è attivo in Bergamo, in questa città impegnata a medicare le proprie ferite, un prete. I due, l'uomo di religione e il ragazzo che diventerà lo scultore Manzù, sono destinati a incontrarsi solo molti anni dopo, quando il prete non si chiamerà più Angelo Giuseppe Roncalli, ma Giovanni Vigesimo III. Giovanni è nato qui, di famiglia contadina. Di questa civiltà antica, dai tratti elementari eppure pieni di densità sottile, in cui persiste un millenario laico rispetto per il logos della natura e della materia, il Papa conserverà il carattere, ne farà anzi il suo stile inconfondibile sul piano pastorale e politico. Di questa civiltà, il pittore Giovanni Gromo si è fatto visitatore e interprete acuto. Il mondo contadino è un mondo di vinti, di fantasmi.
annientato dalla civiltà industriale. Ma proprio come un fantasma torna a inquietarci, a riproporci quei valori che sono rimasti indispensabili all'uomo. La permanenza di questi valori costituisce un legame con il passato necessario, assoluto. In questa continuità col passato, in questo scorrere di linfa vitale da tempi lontanissimi ad oggi, si costituisce una maniera di conoscere peculiare, specifica, che nasce proprio dai valori interni della civiltà contadina e che tende ad approfondire la sua maniera di conoscere e si delinea come metodo e come linguaggio. Ci sono molte maniere di accostarsi a questo modo di conoscere. Ci sono rapporti diversi a seconda dei protagonisti. Manzù, per esempio, nasce in una bottega artigiana come creatore di forme d'arte. E il mondo artigiano è collegato strettamente a quello contadino. Appartiene alla stessa antichissima civiltà naturale. Ha la stessa maniera di approfondire la conoscenza, di lo stesso culto del mestiere, la sgorbia, la vanga, il cavalletto, sono strumenti non ancora di un museo antropologico, sono strumenti ancora vivi, importanti. Io lavoravo nella bottega dei falegnami, un giorno mi hanno dato da fare un vaso, un portapalme, quelli che lo adoperano sugli altari. Mi hanno dato un pezzo di legno grande così, io per imitarlo dovevo farlo almeno così, il cuore grande così, piccolino. Perché volevo imitarlo e allora mi hanno tolto dalla bottega e mi hanno detto che io avrei fatto uno scultore, il tagliatore. E allora ho fatto il doratore, poi il verniciatore, poi lo stuccatore e poi ancora il verniciatore, poi mi ha chiamato soldato e dopo il soldato ho cominciato a fare lo scultore. Non può lavorare, non può fare scultura se non conosce il mezzo tecnico. Il mestiere non può vincere se stesso. Io ho lavorato tutte le materie, cristallo di rocca, ho lavorato i marmi, pietre dure, il legno, l'ebano, che è difficilissimo. Poi mi sono dato a tutte le tecniche della fusione, ho anche formato, ritocco le cere, quello che fanno pochissimi scultori. La materia più difficile da lavorare è la cera, non è il granito. E poi tante altre cose, adesso non ricordo. Ho fatto di tutto, tutte le materie che conosco. E così, è come un poeta, deve conoscere al completo la legge della parola. È solamente così che può esprimersi in modo totale. E poi ho insegnato, sì, ho insegnato all'Accademia di Brera, 14 anni di contatto con i giovani, ma fin dal principio avevo capito che erano istituzioni perse, tutte le accademie, e parlo delle accademie di tutto il mondo perché lo stesso difetto come c'è in Europa, c'è in America, c'è in Cina, c'è dappertutto in Russia, sono istituzioni morte perché il ragazzo non è messo di fronte alle materie le quali dovrebbero essere accettare il suo spirito, non le conosce perché non c'è nessun mezzo. Anzi, io avevo fatto anche una proposta, allora c'era il ministro Ermini, mi aveva mandato per la scuola 50.000 lire,
E io ho cambiato le lampadine, basta. E poi la trasmissione, spiegando ai ragazzi il perché io ho dato le dimissioni. Non si può imparare scultura con un diploma e nemmeno la pittura. Certamente io non dico mica che oggi si debbano fare delle botteghe, no. Ma la conoscenza delle materie è indispensabile, come è indispensabile la conoscenza perfetta della lingua a un poeta. L'arte di Manzù è andata per le strade del mondo. Nessuna indulgenza per l'improvvisazione e l'estemporaneità in Giacomo Manzù. Un protagonista dell'arte contemporanea, padrone del proprio mestiere, come poteva esserlo nel Rinascimento uno scultore uscito dalla bottega del Verrocchio. L'artefice non è un passerotto, è un plantigrado che ha l'agilità di un passerotto. Anche questo imparano i giovani dalla frequentazione dello scultore. Il pulmino del centro li porta ad Ardea. Ma non sempre l'artista sembra disponibile al dialogo. Talora si chiude in un guscio di malinconia ermetica. Non importa. Il parco, che non è una cornice decorativa, ma piuttosto un elemento organico dell'officina esistenziale e creativa di Manzù, può riservare sorprese affascinanti. Le gigantografie del tema di Edipo. La scoperta di un altro Manzù. Scenografia e acqueforti fulminee ispirate alla tragedia greca. Un nuovo versante del mondo di Manzù, la mitologia ellenica, emerge di colpo per aprire altri spazi di interpretazione, interrogativi ulteriori. Di Manzù e il palcoscenico parla il maestro Massimo Bogianchino. Io ero amico di Stravinsky e Stravinsky mi parlava sempre di Manzù, che naturalmente io conoscevo come scultore, ma non personalmente. Si incominciava per parlare di musica e si finiva sempre a parlare con Manzù. Quando poi divenni direttore artistico del Teatro dell'Opera, gli chiesi se non volesse lui dare una veste scenica per un'opera di Stravinsky che tanto lo ammirava. E Manzù mi rispose, guardandomi di sotto in su, dopo un momento di riflessione, sì, va bene. E così decidemmo, dopo vari incontri, per l'Oedipus Rex. Questo Oedipus Rex è stato, io credo, un punto fondamentale nella storia della messa in scena moderna e certamente io credo anche nella vita di Manzù. Io credo che la sua immaginazione come scenografo si sviluppi a colpi di timone. Per esempio, a un certo momento mi disse, vede, io vedo tutto questo in un interno, e l'interno è poi questa cerchia di mura, sbocconcellate sopra, al di là del quale si intravede qualche cosa di livido che non si sa se è un deserto, il nulla, o il mito per l'appunto, perché tutte le scenografie che Manzù ha ideato per il palcoscenico sono legate al mito. Al mito o alla leggenda, e così è stato dopo Oedipus Rex per la follia di Orlando, poi di nuovo per Stravinsky con Persephone, col Tristano e Isotta a Venezia, e tutte queste scenografie tendono, per così dire, a rinchiudere lo spazio scenico, forse proprio per animarlo di più. Dissi sì a Bocianchino e ci pensai a fare questa scenografia? Pensando a una cosa sola. Le scene, più vuote sono, meglio è, perché quello che fa la scena è il vuoto, non il pieno. Io credo che oggi il palcoscenico è sentito più in termini
di spazi e di volumi. E questi personaggi di Manzù danno proprio questa sensazione di qualche cosa di plastico, di scultorio e al tempo stesso di mitico, ecco, quasi di religioso. C'è stato poi un aspetto molto controverso nelle scenografie di Manzù, e cioè i suoi costumi. I suoi costumi per le loro dimensioni che stravolgono, non deformano, stravolgono la figura umana e danno a questa figura un senso al tempo stesso maestoso ma anche mitico per l'appunto, religioso, come di una scultura in movimento. Ecco, viene fatto di pensare alle parole che Rodin disse quando facevo il monumento a Balzac: il corpo umano è un tempio in movimento. I giovani del progetto Manzù si misurano con lo spazio leggendario e antinaturalistico che significa soprattutto per lo scultore sottrazione e assenza. Nasce così, facendo cinema, un primo impatto col teatro. Sostituite alla luce di Manzù una luce vostra, vi sollecita l'insegnante. E la luce di Manzù si allontana, cala una cupa notte. La cecità non è più soltanto raggelante prerogativa di Edipo parricida e incestuoso, ma demente malattia collettiva. La sedia, nell'opera di Manzù, sembra esplicare una funzione rassicurante dall'area domestico. A una vita di Manzù, con un attore che impersonasse lo scultore, pensarono gli allievi in fase di sceneggiatura. Hanno letto che Manzù sembra se ne sia andato a Milano, a piedi, con una piccola sedia impagliata, a suo modo magica. Ma l'ipotesi del film fiction non durò a lungo, l'omino si allontanò. Meglio disporre direttamente di Manzù. Restava intatto. Curioso l'interesse per la sedia, che ospita nel bronzo creature umane o frutti della terra. Un'eredità dal padre e dalla madre, una sedia e una chicchera. Non so che ci ha toccato i miei fratelli e le sorelle, ma poche robe, immobili, questo a me non interessava niente. È stato il mio primo amore, questa sedia. E poi mi è venuto in mente di far posare una bambina, perché una sedia così elegante e così piccola, che ho fatto posare una bambina e ho fatto bambina sulla sedia. Il primo disegno è del, non so se è il 28 o 29, proprio un ragazzo anch'io. Poi ho fatto la scultura. Ogni tanto la guardo, ma è come uno che guarda le vecchie conoscenze. Mi vengono i ricordi e basta. Non me la sentirei più neanche di disegnarla. Però ce l'ho sempre nel cuore. Ogni tanto mi viene le tentazioni di mettere nature morte sopra o qualche cosa.
Ma quale, infine, il senso simbolico di questa sedia personaggio? Di questa sedia quasi predestinata al confronto col trono di Pietro in quanto emblema di autorità? Si conclude un'altra giornata di lavoro. Lo scultore Manzù è restato nello studio. Non si è liberato della sua scorza di creta. L'uomo Manzù, invece, dopo ore e ore di tensione e di fatica, ascolta musica. Ma non è facile per lui sottrarsi alla scultura, dimenticarsene. Gli tiene compagnia un antico cavallo cinese, una forma sontuosa di bellezza orientale, mentre si apre lo spazio dei ricordi. Bergamo Alta, Palazzo della Regione. Strada amata da me. Non so neanche io. Il nome della strada. Bellissima. E questo è Sant'Alessandro in Colonna. E già. Altare Maggiore. E la chiesa dove andavo io da piccolo, seguendo il padre. Ecco l'organo. E questo organo che io sentivo, la musica, se così si può chiamare. L'organista era un... Era così. Mezzo dilettante. Poi il tempo passa e ho sentito Bach, ma pronunciare questo nome è come dire genio. Il genio l'ho osservato solamente col silenzio. Professor Manzù, lei è mattiniero? Ma... Da bambino mi alzavo alle 4, 4:30. Per fare quello che non volevano che io facessi. Poi andavo a lavorare. E adesso? Adesso? Ma adesso nelle mie possibilità cerco di fare altrettanto. Dove... Dove posso arrivare... Perché allora ero molto giovane. Lei quante ore resta al suo studio? Quante ore consacra al disegno, alla scultura? Ma io il giorno lo consumo tutto lavorando, perché anche se non sono in studio per lavorare ho tante cose da conoscere, devo fare anche da mangiare, perché il mangiare che fanno gli altri a me non piace. I giorni che io lavoro meglio, il giorno di Pasqua e il giorno di Natale. Perché non c'è nessuno, sono tutti in casa per mangiare. Allora io sono sotto un certo aspetto libero. Manzù, lei ha l'abitudine di servirsi di assistenti fissi, quasi degli allievi, oppure collaboro con aiuti saltuari quando lo ritiene opportuno? Gli aiutanti che io adopero conoscono il mestiere come lo conosco io e non gli allievi perché non conoscono un niente. Senta, il nostro amico Pellegrini dice che spesso lei distrugge opere appena finite.
Ma le sembra giusto? Ne ha lei il diritto? Io non ho il diritto, ho il dovere. Ed è una cosa non piace, io la devo distruggere per me. Come faccio a incominciarne un'altra? So di non essere contento di una cosa. Quando mi vengono dei sospetti, io distruggo. Io non ho pietà per me stesso. Lei ha amato di più Michelangelo giovane e la pietà che è al Vaticano? Oppure Michelangelo, il vecchio Michelangelo della pietà Rondanini? No, la pietà Rondanini io non la preferisco. Io preferisco la prima pietà, perché la pietà Rondanini è piena di pentimenti. È un pentimento sopra l'altro. Mentre invece la prima pietà è come un fiore, è bellissima. L'altare per il santuario di Cascia, il fiore della maturità di Mantù. Fare un altare significa anche dare un'adesione. Ma quest'altare è al tempo stesso rito e natura. C'è dentro una sorta di carnalità sottile, di filiforme esaltazione di tutto ciò che è corpo, vitalità, materia. Ma perché un altare? All'altare di Cascia io mi sono dedicato e non ho ancora capito ora il perché l'ho fatto, cioè il perché l'ho fatto. L'altare di Cascia è stato fatto con elementi naturali, pensando con superbia che anch'io sia un elemento naturale. Senza pensare che forse nella mia natura sia entrato qualche cosa che miliardi di uomini hanno lasciato su questa terra e che qualcheduno non si dimentica. Le ampolle, il calice, che la mano di Manzù sembra aver sottratto all'innocenza della vegetazione e delle acque. Il tralcio di vite si piega in volute energiche, in curve leggere, sogno di un naturalismo che si fa puro ritmo, supporto aereo alla mensa di cristallo. Il ciborio, uovo d'oro e scatola cosmica, che simboleggia il seme, il parto, il dono di sé. Sorprendente giovinezza stilistica, autonomia anche ideologica nei confronti dell'autorità e della tradizione. Per Manzù, i rapporti col suo massimo committente, la Chiesa, sono sempre stati incontri complessi, difficili. Uno scultore e il Papa, il trono e la sedia, la vicenda problematica dell'incontro con tre pontefici. Il primo incontro che io ho avuto era per condannarmi, perché loro dicevano che nella mia crocifissione che ho fatto nella primavera del 1939, prima che scoppiasse la guerra nazista, avevo fatto la Madonna nuda davanti a Cristo, invece no, ho detto io
al Papa Pacelli, che non era una Madonna nuda, che era una prostituta che andava a baciare la mano del Cristo. Ma questo non ci era tanto convinto e mi ha fatto dei rimproveri. Ma è durata poco allora, ho dimenticato tutto. Solamente che poi, a un bel momento, sono passati anni, a un bel momento mi è arrivato un invito dal Vaticano per fare il ritratto a Papa Giovanni. Ma io non ero nelle condizioni di fare dei ritratti di papi, perché non mi interessavano, perché... Ma poi era difficile anche dire di no, ci siamo incontrati come due uomini e lui è stato affabilissimo con me. E io vorrei avere in arte, nel mio mestiere, quella fede che aveva Papa Giovanni. Hanno parlato di amicizia fra me e Papa Giovanni, ma uno scultore non può permettersi un'amicizia con un Papa. Però mi voleva bene. E io penso che abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Ho conosciuto anche Paolo VI in due occasioni. La prima, quando si è innamorato alla porta di San Pietro, che sembrava una gelateria, tant'era il freddo che contornava me. Adesso è cambiato, certo. È più gelateria in giro alla mia porta. Lui, Papa Paolo VI, l'ho incontrato un'altra volta, è stato affabilissimo. Anzi, nella seconda volta che ho incontrato Paolo VI, lo posso unire a Papa Giovanni. Non si dà creatività senza libertà. Il Galileo di Bertolt Brecht, che ci attende oltre la porta di Manzù, è il dramma della libertà intellettuale schiacciata dal peso dell'ortodossia. Il potere che riconosce solo se stesso non ammette alterità, vede solo opposizione. Allievi in abiti di scena e attori professionisti in borghese interpretano gli stessi personaggi. L'effetto di straniamento del dramma brechtiano, che i giovani del corso di regia sono sollecitati a praticare come effetto didattico di sdoppiamento e di ambiguità, denuncia l'impossibilità di vita dialettica connaturata ad ogni potere assoluto. Basta, basta, chi è che continua a strascicare i piedi? Dottori di tutte le cattedre di ogni università, rappresentanti degli ordini ecclesiastici, rappresentanti del clero tutto, qui convenuti con la loro ingenua fede nella parola di Dio tramandata dalle sacre scritture, per udire dalla santità vostra la conferma di quella loro fede. E vostra santità si prepara davvero a dir loro che la Bibbia non è più degna di essere considerata l'alfabeto della fede. Non voglio mettermi contro la tavola pitagorica. Questo poi no. Ah, tutti dicono così, la tavola pitagorica. Le cifre parlano chiaro. Questo, il loro grido di battaglia. Ma d'onde provengono quelle cifre? È presto detto. Dal dubbio. Questa gente discute di ogni cosa. E può la società fondarsi sul dubbio anziché sulla fede? Tu sei il mio signore, ma dubito che ciò sia giusto. Questa è la casa del mio vicino, questa è la moglie del mio vicino. Ma perché non potrebbero essere mie? Dopo la peste, dopo la guerra, dopo il disastro senza pari della riforma, il gregge assottigliato guarda il pastore. E proprio ora cotesti verbi di matematici volgono i loro cannoni in alto e annunciano che vostra santità
non detiene più l'infallibilità del giudizio, neppure sul cielo. Sul cielo, che fino ad oggi era rimasto in contrastata sfera della sua influenza. E i naviganti si avventurano su grandi oceani. A questo è vero, non si può obiettare nulla. Ma che abbiano fede in una scatoletta di ottone, che chiamano bussola, e non nell'onnipotenza di Dio, a questo sì. Quell'uomo è il più grande fisico dei nostri tempi. È il luminare d'Italia, non un qualunque ciarlatano. Se così non fosse, avremmo avuto bisogno di arrestarlo. È un malvagio che sa quello che fa. Cosa spaventa tutte le ortodossie e nel dramma di Brecht terrorizza l'inquisitore? Le spaventa il confronto in termini nuovi, con nuovi strumenti, con nuove parole, con nuove forme, per impadronirsi del cielo, come Galileo. Ha degli amici potenti, che diranno a Versailles e alla corte di Vienna che la Chiesa è diventata un ricettacolo di rifiuti? Lasciatelo andare. In pratica, tutto finirà presto. È un tipo carnale, sanguigno. Capitolerà subito. Condanne di fatti materiali, niente. Non voglio che si senta gridare da una parte viva la Chiesa e dall'altra viva la ragione. Questo scalpiccio è insopportabile. Insomma, tutto il mondo è convenuto qui? Non tutto il mondo, santità. È convenuto qui il mondo della fede. Siamo intesi che non deve essere torturato. Al massimo lo si porti davanti agli strumenti. Non occorrerà altro, santità. Galileo di macchine. Se ne intende. Nella concezione drammaturgica di Brecht, il potere si chiude sempre nella sua piramide senza fessure. Galileo è condannato, ma la sua è una sconfitta apparente. È in realtà l'inizio di un'affermazione della cultura laica fondata su un rapporto critico con la natura. Così la vicenda della porta della morte è fin dall'inizio la vicenda di un conflitto. Ascoltiamo lo storico dell'arte Cesare Brandi. Alla base della porta della morte di Giacomo Manzù ci sta la forte determinazione di un amico comune, comune mio e di Manzù, Don Giuseppe De Luca. Il primo bozzetto, quello che vince il concorso, perché dovete anche sottoporci a un concorso Manzù, era molto diverso, in tutti i sensi era diverso come impianto, era diverso come divisione dei pannelli e soprattutto era diverso dal punto di vista plastico. Perché il bozzetto fu disegnato, era tutto molto più schiacciato e aveva delle ramificazioni di ulivo e di alloro che potevano significare qualcosa di leggermente liberty in un certo senso. Questo progetto però aveva delle grandi qualità, non c'è dubbio. Fra le varie cose che nacquero nel frattempo ci fu anche la malattia di Manzù. E quello è fondamentale, ci fu una malattia di cuore che ebbe Manzù e che lo obbligò in un certo senso a venire a Roma. A volte sembra che questi siano incidenti casuali e c'è qualcosa che invece è come precostituito, perché insomma questo male che lo obbligava a lasciare i freddi di Bergamo e di Milano lo condusse in un'atmosfera diversa, in una città completamente diversa, con una luce completamente diversa. Gli allievi dispongono di un Manzù quarantenne. Gli anni di Milano. Lo studio di via privata Frascati, dove prendono vita i primi cardinalini. Nasce il caso Manzù, con la forza di una rivelazione. Queste immagini
fanno parte di un documentario Lux Film del 1949 firmato da Glauco Pellegrini, prima indagine di un cineasta sullo scultore. In questo studio, in quel tempo, nasce il progetto della Porta per San Pietro. Incontra ostacoli sempre più decisivi, si blocca. Intanto Manzù coltiva la sua vocazione di ritrattista, in cui si affermano audacia volumetrica e incisività psicologica. Nell'autunno del 1958 Pio XII muore. Gli succede sulla cattedra di Pietro il patriarca di Venezia Angelo Giuseppe Roncalli, il vecchio prete bergamasco col quale il bergamasco Manzù era destinato a incontrarsi. Il nuovo pontefice assume il nome di Giovanni XXIII III. Manzù è chiamato a ritrarlo. Non ricordo neanche se era un pomeriggio, una mattina, quando io stavo facendo il ritratto a Papa Giovanni, che così, nel silenzio, il Papa mi domandò: come va la Porta di San Pietro? Ma la Porta di San Pietro non è in esecuzione. Ah, sì, perché non vado d'accordo con la commissione. La quale commissione dei primi bassorilievi mi ha detto che non funzionavano perché loro volevano una morte cattolica. Ma siccome santità per me non ci sono una morte cattolica o altre, c'è solamente la morte, ho detto che a me non era possibile. Ma dopo un momento, senta scultore, lei deve fare subito la Porta di San Pietro. Se vostra santità me lo permette, io faccio la Porta della Morte. E lei faccia la Porta della Morte. Ma la faccia. Se vostra santità mi dispensa dalla commissione, chi è la commissione? I quattro cardinali. Santità, se lei interviene dispensandomi dalla commissione, io domani mattina alle 9 incomincio la Porta. Si respira nella Chiesa un clima di nuova apertura. Sono gli anni del Concilio Vaticano II e dell'enciclica Pacem in Terris. Manzù riprende rinfrancato il lavoro. La Porta cresce, si anima di un durissimo lievito plastico, ma un evento traumatico rischia di interrompere ancora una volta l'opera dello scultore. Diventa ora materiale vivo per gli allievi il lungo documentario sulla Porta realizzato da Glauco Pellegrini dal 1959 al 1964. Vi collaborarono Carlo Levi, Goffredo Petrassi, l'operatore Mario Bernardo. Così, nel documentario, la morte di Papa Giovanni. Ma Giovanni muore. Pare che un vento di dolore trascini via con la sua rapina anche le immagini. Il silenzio. E il pianto. E il senso di un'assenza riempiono le cose. Manzù
che aveva trovato in Giovanni intesa e sostegno per la sua nuova concezione della porta, incide sulla creta e sul bronzo quella data, il dolore, il pensiero. 3 giugno 1963. Pacem in terris. Ancora sottoposto a giudizio? A un giudizio non estetico ma dottrinale? Il nuovo Papa è un altro lombardo, Giovanni Battista Montini, che assume il nome di Paolo VI. Il concilio continua. Manzù fonde fiducioso gli ultimi pannelli. Cresciuta fino al suo compimento attraverso il governo di tre pontefici, l'opera è terminata. È costata 17 anni di lavoro. Progetti, ripensamenti, invenzioni, distruzione, rinascita, depressione e felicità, e ancora depressione e ancora felicità. Ma questa porta audace, dove sarà collocata? Il 7 maggio del 1964 Paolo VI ha parole di conciliazione, di riparazione, di amicizia per gli artisti di tutto il mondo, idealmente e materialmente invitati nella Cappella Sistina. Perdonateci, dice il Papa, se talvolta la Chiesa ha messo sulla vostra creatività una cappa di piombo. La porta di Manzù può dirsi finalmente salva. Il 28 giugno viene inaugurata. Io andai a questa inaugurazione come prescritto dal Vaticano e certamente c'era il Papa Paolo VI, però c'è un però, che Paolo VI mi ha domandato, dice, ci dovevano essere anche delle iscrizioni, vedo tanti vuoti, sì, ho detto, santità, ci sono tanti vuoti, ma i vuoti a me sono costati più dei pieni, scusi santità. E poi per me è finito qui. La porta non potevano toglierla, ecco, in quel momento. Adesso so invece che sono contenti. Beh, amen. Il trono e la sedia hanno trovato un accordo? Forse, se è vero che un filo rosso unisce la porta della morte all'altare di Cascia, a questo fiore della maturità di Manzù. Forse, se questo filo è il filo stesso della solidarietà e dell'indipendenza. Il regista John Huston non ha voluto mancare all'invito del centro sperimentale. Nell'opera di Manzù, Huston riconosce un'affermazione di libertà e una fiducia caparbia, indistruttibile nell'amore. Giacomo Manzù is from the great humanist tradition. Giacomo Manzù appartiene alla grande tradizione umanistica. La libertà dell'uomo è il suo tema. La sua è la lotta dell'uomo contro l'oppressione. I suoi cardinali, muti e sinistri, chiusi nel potere, sono il simbolo dell'ortodossia dogmatica, di tutte le forze che ci negano il diritto di essere noi stessi, ed essendo noi stessi, di agire come gli amanti di Manzù, che nell'impeto e nell'onda delle loro emozioni, in realtà ruotano liberi nello spazio. Essi si sono liberati dalle catene dell'oppressione. L'amore è l'ultima libertà, l'amore, eterno movimento. They have thrown off the chains of repression. Love is the ultimate freedom. Love, timeless, in eternal motion. Ulisse,
è impareggiabile. Ti vedo su queste onde. Ti immagino nei boschi. Tu che vinci tutto. Vinci le bufere, vinci gli uomini e ami le donne. Sì, Ulisse. Il paesaggio è tutto tuo e anche mio, come sei tu. Quante volte ti ho disegnato e quante volte mi sono immaginato la tua vita. Anzi, un po' di Ulisse mi chiamo anch'io. Ho amato così tanto la tua vita che mi sento di essere non un amico, mi piacerebbe essere come un fratello. Donne, i cavalier, l'arme, gli amori. Il muro dell'Odissea di Manzù evoca a un tempo il destino mitico e il destino privato. L'epos e il vissuto. L'effigie di Ulisse e l'effigie di Penelope raffigurate nel tondo di bronzo. Uno scudo? Un disco solare? Il grande ombelico domestico? Inge. Inge Schabel. Ballerina. Monaco di Baviera. Salisburgo. Inge Schabel Manzù. Un volto. Un corpo che non cessano di prendere forma in una moltiplicazione di amore e di stile. La modella infinitamente amata nel bronzo, nel disegno, nell'incisione. Infinitamente amata nel colore. Il profumo aspro e dolce di una Penelope moderna. Questo qui è un disegno di Kokoschka che mi aveva dato quando ero a Salisburgo. A Salisburgo andai nel 1954, chiamato dal comune per un mese di insegnamento a ragazzi un po' di tutti i paesi. E lì era naturale che diventassi amico di Kokoschka. Sono andato anche per altri anni e ho fatto la porta del Duomo di Salisburgo, la porta centrale, la porta dell'amore. Poi hanno un grande cardinale in piazza, perché Salisburgo è un po' casa mia, eh?
Sono stato 5 o 6 anni. È lì che io ho incontrato Inge. L'ho visto un pomeriggio entrando in scuola e ho detto subito all'assistente: ma guardi il passo di danza. E poi ho attraversato la scuola, l'ho vista davanti ed era una ragazza alla quale ho dato parte della mia vita. Io ho avuto anche due figli, ma io non sapevo nemmeno come fare per dirglielo. Allora il giorno dopo le ho messo ai suoi piedi un mazzettino di viole e ho parlato con l'interprete, siamo diventati amici e poi spero non faccia parte della superbia, ma era nato, si era fatto per conto suo un mito, Giacomo Inge. La luce. Restano di Inge il peso e il calore. Resta la raccolta Manzù di Ardea, oggi dello Stato italiano, ideata da lei per fissare le tappe di un percorso espressivo sul crinale della tradizione e del nuovo. Di questo ci parla ora il professor Erich Steingraber. Il concetto del moderno è oggi esaurito come strumento di rivalutazione di ogni nuova moda artistica nell'ambito di uno stile temporaneo predominante. Non esiste alcuna costrizione per lo spirito contemporaneo. I grandi temi dell'umanità, l'amore e la morte, sono la base dell'opera di Giacomo Manzù. Nel centro della sua opera troviamo sempre l'uomo, l'uomo fra il bene e il male, l'uomo nella realtà e l'uomo nella leggenda. Per me non vi è una differenza fra l'arte figurativa e quella non figurativa. Esiste soltanto arte buona e arte cattiva e pertanto l'opera del grande scultore Manzù esprime lo spirito contemporaneo nello stesso modo della cosiddetta avanguardia. Su questo universo di bronzo e di luce, su questo museo unico al mondo, si abbatte repentinamente una bufera che sconvolge l'Itaca degli affetti di Manzù. Il figlio Pio muore in un incidente, non ancora spenta l'eco dell'inaugurazione della raccolta. Ancora Bergamo, ancora il cimitero. E io ho avuto dal primo matrimonio 3 figli, Laurini era la prima, morta 2 anni e mezzo, la seconda morta a 6 mesi, e Pio, che è il terzo mio primo matrimonio. Io ho cercato non solo di dedicarmi al mio lavoro, ma di dedicarmi anche a lui. Allora
questo ragazzo che accompagnavo a scuola, eccetera, molto grande, e poi un bel momento la disgrazia me l'ha portato via dalla vita ed in me è successo uno scompenso del vivere. Ma il vivere umano ha sempre un compenso su quello che non pensa l'uomo, è la natura che l'aiuta. E così nel mio cammino sono venuti altri due figli, una bambina e poi un bambino. La bambina si chiama Giulia, secondo è Mileto. Il periodo più bello della mia infanzia fu quando io e i miei genitori, insieme a mia sorella Giulia, andammo in un paese vicino a Monaco chiamato Starnberger See, che è dove c'è un grandissimo lago, e facemmo le più belle passeggiate che io abbia mai fatto. Il papà è difficile a toglierlo dal lavoro, però in quel periodo lì ancora si poteva e parlavamo tanto, ed era anche il periodo dove io potevo sempre parlare con mio padre. La vita, sogno sospeso in un irreale dentro un'ansa celeste. L'infanzia, l'epoca in cui parlare col proprio padre era ancora possibile. Parlargli, ascoltarlo. Giulia, allora è facile essere la figlia di un uomo come Manzù? No. Perché no? È un artista. Manzù è un uomo intimamente felice. Sì e no. Perché sì? Io penso che lui sia felice soltanto nel momento in cui si trova nel lavoro. E dopo? Ma meno. Il periodo più brutto che ho avuto nella mia infanzia fu il periodo dove ci fu il rapimento. Noi andavamo tutti i giorni nella stessa ora a scuola. Una mattina ci fu questo attentato dove fu ferito il nostro autista Mauro, il quale salvò la vita a mia sorella, e che noi poi non ci potevamo mai immaginare che avessimo questo contatto con la violenza, che mio padre poi è proprio contro la violenza. Quindi a causa di questa violenza la famiglia è stata divisa e io e mia sorella Giulia siamo stati mandati a Vienna, in Austria, per 3 anni a studiare. Però il segno della violenza è sempre rimasto nella nostra famiglia. Poi la famiglia purtroppo non fu più come era prima. In che modo tu riesci a far contento tuo padre? Standogli vicino. Ti stai vicino? Beh, non sempre. Molti eventi feriscono il focolare domestico. L'itaca di ciascuno rischia sempre di ridursi a un cumulo di macerie. Ma allora, cosa dà all'uomo il coraggio di reagire? Un uomo quasi sconfitto da qualsiasi disgrazia. Quasi sconfitto da qualsiasi disgrazia. Cosa potrebbe mai fare? Non è una speranza, è un fatto positivo. Aspetti il giorno dopo. Perché l'attesa non va mai dimenticata. Porterà in me anche qualche cosa. Io lo spero, perché tutto quello che fa un uomo nella legittimità è sempre ricompensato. Il luogo del giorno dopo,
lo studio dell'artista. Lo abita il calore del lavoro e dell'invenzione come uno sciame liberatorio di libellule. Manzù non ha mai ceduto al debilitante ricatto del dolore, anzi, ne ha sempre fatto un momento di riscatto delle proprie energie emotive e intellettuali. Scolpire. Arrivare cioè al denudamento della forma dalla corteccia che la avvolge. Liberarla nel suo corpo d'aria, nella sua materia senza peso. Manzù sa che inseguire ciò che nello stile è definitivo vuol dire fermarne la fuga per restituirlo alla freschezza del mondo, della natura e della storia. Salvarlo dalla distruzione, come è stata sottratta al diluvio la colomba. Ho visto parecchi bambini giocare sulla spiaggia di fronte ad un mare senza fine. E quanti pensieri venivano nella mia mente sui disastri che gli uomini bambini diventati adulti stavano o stanno preparando. E contro quei bambini che di fronte all'immensità del mare e della terra giocavano in quello che la natura le offriva. Io qui ho disegnato una colomba. A me interessa il significato della colomba, perché il significato della colomba per me vuol dire il giovane, non l'anziano e non il vecchio. Ma che mondo troveranno questi giovani con tutti i missili che stanno piantando in tutta la terra? Che futuro avranno i giovani? Il conforto di noi che non siamo più giovani è che anche da noi ci sono stati degli esseri contro la guerra e contro tutte le ignominie. E anche noi vi abbiamo donato dei poeti, i quali penseranno a dirvi quello che noi siamo stati. L'ombra di Ulisse ricompare sulle rive del Lazio. Manzù la disegna sulla sabbia il giorno che gli allievi l'hanno accompagnato al mare. La scuola di regia fa vivere fisicamente gli amanti di Manzù intrecciandone la coreografia al tema di Ulisse. I personaggi dello scultore diventano danzatori in movimento. La nostalgia dell'Odissea ci raggiunge. Le voci lontanissime e presenti di Ulisse e di Penelope. Io sono Odisseo, il figlio di Laerte, celebrato per ogni sorta di inganni tra gli uomini. E la mia fama giunge fino al cielo. Abito in Itaca, ben visibile sulle acque di lontano. In essa vi è un monte, il Nerito frondoso agitato dai venti che spicca solitario. Ulisse e Penelope sono per la mia vita come un religioso potrebbe pensare del Vangelo. La donna
non aspettava il tempo sul suo uomo. E l'uomo non aspettava il tempo per i sacrifici. E tutti e due si sono ritrovati, Penelope, nel silenzio e nella speranza. Ulisse nella battaglia verso gli impuri, perché un uomo della natura come Penelope è la donna della speranza. Le speranze e natura possono andare anche al di là della nostra morte. Presto sarà l'ora del riposo, almeno per quelli a cui giunge il dolce sonno pur tra gli affanni. Ma a me, Penelope, un Dio diede dolore senza fine. Di giorno mi conforto a piangere, a gemere, intanto che bado ai miei lavori. Ma quando viene la notte e il sonno coglie tutti, giaccio sì nel letto, ma pensieri e ansie s'affollano intorno al mio cuore. Sovrana, non irritarti con me. Lo so anch'io e bene che la mia sposa Penelope è da meno di te per aspetto e statura. Lei è donna mortale, tu invece immortale. Ma anche così, desidero e sospiro tutti i giorni di andare a casa e vedere il dì del ritorno. Se qualcuno degli dèi mi facesse naufragare ancora una volta sul mare, sopporterò. Già molti mali ho patito. E molti guai ho sofferto, tra le onde e in guerra. Fuoco sul mare. Ulisse, da Troia incenerita, a Itaca sognata, il viaggio dell'eroe, periplo dell'anima e oscurità del labirinto. Ne parla lo scrittore Mario Lunetta. Itaca non c'è, forse non c'è neanche per Omero. Itaca anche per noi non esiste, evidentemente. È qualche cosa che può essere Dublino, qualche cosa che può essere Roma, New York, Mosca. È la contraddizione, insomma. Che noi continuiamo a costruire i nostri sogni di quest'isola misteriosa e magica che ci appartiene e che ci viene continuamente sottratta. Come a quel piccolo Ulisse che è l'uomo contemporaneo, così io credo anche all'Ulisse omerico è stata strappata la certezza dell'ordine. Questo l'ha capito benissimo Manzoni. Infatti la sua Odissea è un luogo dove si consuma la contraddizione e il conflitto, non certo la pacificazione. Ha capito Manzù benissimo, per esempio, che Ulisse passa da un disordine all'altro, dal disordine dei suoi viaggi perigliosi, delle sue avventure durissime, all'altro disordine rappresentato dalla sovversione dei prosci dentro quel luogo pacifico, almeno nel sogno, che era Itaca. Ripeto, Manzù, questo lo ha interpretato da artista moderno, dando soprattutto fiato a una visione fortemente drammatica, una visione che cancella, direi quasi,
la pacificazione, che esalta il tumulto. Ecco, addirittura si potrebbe dire che il mare per Ulisse rappresenta un elemento incontrollabile, legato al fato e non alla sua volontà, mentre Itaca rappresenta anche il luogo della stabilità, il momento della pace lungamente cercata. È una pace che sia per lui che per l'uomo di oggi non può avere nessun aspetto, nessun fascino mitico, ma che deve essere conquistata giorno per giorno, sempre, dentro la contraddizione e dentro la lotta. E Ulisse e Penelope si ritrovano per durare oltre la morte, nel mito. Scoppiò in lacrime allora, gli corse incontro, gli gettava al suo Odisseo le braccia al collo, gli baciò la testa e diceva: Odisseo, non adirarti con me, già che sempre, in ogni circostanza, tu sei saggio più degli altri uomini. E ora non ti arrabbiare con me, non sdegnarti se subito, appena ti vidi, non ti accolsi con affetto. Così, sempre, credi, il cuore mi tremava dalla paura che venisse qualcuno ad ingannarmi. Si diceva, e in lui ancora di più suscitò un vivo desiderio di pianto, e piangeva l'eroe tenendo fra le braccia la sposa cara, buona e fedele. Gli amanti si liberano nel possesso reciproco. L'amplesso culmina con la sensazione dell'assenza, baratro e nulla. Al di là c'è l'ignoto. È in questo spazio d'abisso che l'amore costruisce la sua libertà. È in questo vuoto che afferma la sua pienezza abbagliando il buio. Itaca torna a vivere, antichissima e contemporanea. Il sole si levò lasciando la bellissima distesa di acque. Saliva nel cielo di rame a far luce agli immortali. Con l'immagine del muro dell'Odissea termina Caro Manzù il film del centro sperimentale realizzato guidando alcuni giovani a ripercorrere il tuo itinerario umano ed espressivo. Il cinema vive una stagione di crisi, se ne teorizza la fine. Cosa puoi dire ancora, caro Giacomo, ai miei allievi, ai giovani che amano il cinema? Tutte le faccende, anche quelle spirituali, hanno gli alti e bassi, prima di tutto. Poi non sono convinto che questa sia una posizione internazionale, forse nazionale. E poi c'è forse da pensare che sono troppi film stupidi fatti. E allora questa qui abbassa il tono. Cosa hanno quelli altissimi, certo. È un'espressione dell'uomo che durerà sempre quanto dura l'uomo. Gli alti e i bassi ci sono dappertutto. Speranno anche nella scienza, che la scienza è la maggiore espressione oggi dell'uomo. Eppure anche quella avrà gli alti e bassi. Tutte le cose, come è stato ieri, come sarà domani. E anche il mio mestiere ha le stesse ragioni. Ora Manzù ci può lasciare, allontanandosi con tutta la sua scontrosa cordialità. Anche dentro i suoi silenzi, i giovani cineasti hanno colto una lezione. Nessuno deve sottrarsi alla sua parte nel mondo, pure se dolorosa. Perché c'è sempre un domani, come dice Manzù.
il giorno dopo, appunto.